L'ascolto di questi podcast è offerto da Invitalia. Giuliano La Barbera, 31 anni, CEO e founder di Columbus. A 18 anni ha fondato la sua prima azienda di import-export agroalimentare in Europa. Dopo 8 anni decide di creare una startup con logiche digitali nel settore della logistica. Oggi Columbus è la prima società in Europa a fornire un'app ai trasportatori per prenotare e gestire i propri viaggi. Lorenzo Danza, 28 anni, laureato in economia aziendale. Oggi lavora in Invitalia come business analyst e si occupa di Resto al Sud. Ha dedicato la vita allo sport indossando per 12 anni la maglia della nazionale italiana di pallavolo. Lo sport le ha insegnato che avere obiettivi comuni è il segreto di una squadra vincente. I nuovi imprenditori e i liberi professionisti hanno bisogno di sostegno per lo sviluppo e la crescita delle loro imprese, soprattutto in certe regioni d'Italia. Io sono Maurizia Cacciatori e oggi parleremo di Resto al Sud. Nella mia carriera di capitana nazionale di pallavolo ci sono stati innumerevoli momenti nei quali avevo voluto prendere le ginocchiere e lanciarle, uscire da quella palestra e non tornare più. Ma nel DNA di un pallavolista, quando il muro è alto, tu non puoi fermare la palla, devi comunque trovare delle soluzioni perché il gioco si ferma. E quindi è una sorta di coraggio, no? Che fa parte, a mio avviso, della caratteristica di uno start-upper. È stato così anche per te? Sì, è verissimo, perché quando parti e non hai soldi alle spalle è difficilissimo. Nessuno ti dà fiducia, puoi chiedere a tutti, ma avrai tantissime porte chiuse in faccia. E la parte iniziale è quella più dura, dove devi avere molta resistenza e determinazione ad andare avanti. È il momento in cui non ti devi arrendere, nonostante hai tanti no. Quando noi siamo partiti non avevamo neanche un ufficio, andavamo nel centro di un ristorantino a Palermo, dove ci offrivano il wifi e anche il caffè a colazione. La mattina arrivavamo e scrivevamo Columbus. Dopo il sì in Italia noi siamo partiti, abbiamo iniziato un percorso di crescita costante e da quel momento noi siamo riusciti a realizzare la prima app che permette a un piccolo autotrasportatore di prenotare un viaggio online con pochissimi secondi. Lorenzo, che cos'è Resto al Sud? Ciao Maurizia, Resto al Sud è un incentivo che promuove la cultura d'impresa attraverso il sostegno all'avvio e allo sviluppo di attività imprenditoriali e libero professionali in molte aree del nostro paese, dove nello specifico? Ovviamente nelle regioni del Mezzogiorno, nelle aree del cratere sismico, ovvero in quei comuni localizzati in Lazio, Umbria e Marche, e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del centro nord Italia. Resto al Sud si rivolge a una platea di cittadini under 56 che vogliano restare nei territori di origine per avviare la propria attività di impresa o che abbiano come progetto quello di tornarci, come l'esempio del nostro startup perché dopo un lungo periodo trascorso lontano da casa ha deciso di fare ritorno a Palermo. Quali imprese e attività sono ammissibili? Con Resto al Sud è possibile avviare nuove attività produttive oppure ampliare, diversificare o consolidare attività già costituite alla data del 21 giugno 2017. Resto al Sud finanzia progetti nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo, della fornitura dei servizi alle imprese e alle persone, della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti agricoli. Sono invece esclusi i progetti inerenti alle attività agricole in senso stretto. Come mai hai scelto un nome così particolare? Qual è il suo significato? Beh, Columbus è Cristoforo Colombo, significa scoperta, la scoperta dell'America. Ma è anche l'uovo di Colombo, ossia una soluzione a problemi complessi che è una soluzione molto facile. Beh, di Columbus oggi offre a qualunque trasportatore abbia uno smartphone la possibilità di prenotare un viaggio dal cellulare in pochissimi secondi. È una cosa semplicissima, però il problema alle spalle che risolviamo è un problema molto complesso. E da qui Colombo, la scoperta del digitale e soluzioni semplici. Fantastico. Lorenzo, torniamo a Resto al Sud. Quali sono le spese ammissibili? Resto al Sud finanzia opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili nella misura massima del 30% del programma di spesa, finanzia l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica, finanzia l'acquisto di programmi informatici, servizi per comunicazione, informazione e tecnologie, finanzia l'acquisto di materie prime, materiale di consumo, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative, spese per utenze
e tutto ciò che rientra nel novero delle cosiddette spese di gestione, nella misura massima del 20% del programma di spesa. Sono escluse le spese per dipendenti, consulenze e progettazioni. Giuliano, come hai gestito i fondi di Invitalia? Beh, fare una startup innovativa significa creare un prodotto che sia scalabile, che da 0 a 1000 riesca a farlo velocissimo e in una maniera non proporzionale, quindi non trovando delle persone che si mettano a svolgere le varie attività, ma che riesce a trovare dei meccanismi che siano in qualche modo esponenziali, no? Ma per farlo non è facile, è una cosa molto complicata. Il focus deve essere sempre il problema del mercato. Per capire qual è il problema del mercato è veramente difficile. Questi fondi ci hanno aiutato a capire quelli che fossero i veri problemi di questo mercato. Noi siamo partiti credendo di aver individuato un problema in un punto, ma quello non era il vero problema del mercato. Così siamo riusciti a fare diverse ricerche fino a quando non abbiamo capito che il vero problema del mercato dei trasporti erano i trasportatori. E quindi tutto quello che abbiamo fatto successivamente, che è stato fatto grazie a Invitalia prima, è stato fatto sui trasportatori, no? Adesso chiariamo bene come funzionano queste agevolazioni. È importante ricordare, Maurizia, come l'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda all'erogazione dei finanziamenti, sia interamente a fruizione digitale. Questo ovviamente permette di abbattere notevolmente i tempi e per l'impresa l'abbattimento dei tempi, a maggior ragione se in una fase di startup, vuol dire contenere notevolmente i costi. Il business plan, corredato di tutta la documentazione richiesta, deve essere altresì integrato con un'attenta analisi dei profili dei soggetti che lavoreranno nella nuova impresa, un'analisi del mercato geografico di riferimento e un'analisi della struttura economico-finanziaria. Passaggio fondamentale dell'iter istruttorio è il colloquio di Business Assessment, dove i valutatori di Invitalia hanno l'occasione di interfacciarsi con i futuri imprenditori, comprendendone motivazione e consapevolezza rispetto al progetto nel suo complesso. Resto al Sud copre fino al 100% delle spese sostenute, prevedendo una concessione di un importo pari a 60.000 euro per le imprese individuali e le attività libero professionali svolte in forma individuale, oppure 50.000 euro per ogni socio, fino a un massimo di 4 soci corrispondenti a 200.000 euro, per le società o le attività libero professionali svolte in forma societaria. Al completamento del programma di spesa è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto pari a 15.000 euro per le imprese individuali o le attività libero professionali svolte in forma individuale, o 10.000 euro per ogni socio fino al tetto di 4 soci per le attività libero professionali svolte in forma societaria o per le società. Il finanziamento è per il 50% a fondo perduto e il restante 50% è un prestito agevolato concesso da una delle banche che aderisce alla convenzione ABI Invitalia, garantito dal fondo di garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, e gli interessi di tutto il finanziamento sono a carico di Invitalia. Fantastico, grazie. Le agevolazioni si rivolgono a tutti i cittadini under 56 che vogliono avviare un'attività imprenditoriale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia o Sardegna. In una delle aree del cratere sismico, ovvero in uno di quei comuni localizzati nel Lazio, Umbria o Marche, oppure nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del centro-nord Italia. In questo caso è richiesta la costituzione dell'impresa entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esito positivo o 120 in caso di residenza all'estero. Resto al Sud si rivolge anche alle attività imprenditoriali già costituite dopo il 21 giugno 2017 che vogliano attuare processi di ampliamento, diversificazione o consolidamento del proprio business. Infine, Resto al Sud si rivolge ai liberi professionisti, in forma individuale o societaria, che non risultino titolari di attività d'impresa per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. Ma le agevolazioni sono solo per le regioni del Mezzogiorno? Non solo, Maurizia, abbiamo Resto Qui. Resto Qui è l'estensione di Resto al Sud per le aree del cratere sismico, ovvero per quei comuni localizzati in Lazio, Umbria e Marche. Peraltro in 24 di questi comuni, ove purtroppo si registra una percentuale di inagibilità degli edifici superiore al 50%, la normativa ha eliminato il requisito dell'età.
Questo ci fa comprendere la mission di Resto Qui, ovvero accendere luci in territori dove il buio ha fatto per molti anni da padrone. Quindi, se siete degli start-upper delle regioni di cui abbiamo parlato, presentate la vostra domanda, visitate il sito di Invitalia e trovate il coraggio di entrare in campo. Come e quando sei stato assistito da Invitalia? Allora, quando noi siamo partiti abbiamo presentato un progetto su Columbus che era molto diverso rispetto a quello che Columbus è oggi. Perché sai, quando siamo partiti, Columbus era l'estensione della mia precedente esperienza lavorativa, l'import-export agroalimentare. All'interno di questo progetto che avevamo presentato c'era una componente che era quella della logistica. Poi, col tempo, abbiamo iniziato a vedere che questa componente della logistica in realtà non era secondaria, ma era il core business di quello che facevamo. E quindi abbiamo fatto un cambiamento enorme, abbiamo focalizzato tutte le nostre attenzioni sulla logistica e questo ha comportato un grosso cambiamento nel piano di investimenti. Come puoi capire, noi eravamo un po' sconfortati dal fatto che dovessimo rendicontare tutte queste attività che erano diverse con il resto del sud, perché era cambiato un bel po'. Allora abbiamo provato a comunicare questo cambiamento con l'istituzione di Invitalia e lì abbiamo trovato delle persone molto aperte, ci hanno ascoltato, hanno capito che il nostro è un progetto focalizzato sulla ricerca e sullo sviluppo. E questo è stato fondamentale per noi, perché ci ha permesso di beneficiare di quelle somme che altrimenti avremmo perso. E questa è stata l'attività principale dove mi sono trovato in Invitalia, che era un soggetto con cui potevamo dialogare. Quindi Invitalia è stato un grande compagno di squadra. Assolutamente sì. Sul territorio sono presenti quasi 240 enti accreditati con Invitalia che possono fornire a titolo assolutamente gratuito ai futuri imprenditori consigli e supporto per la messa a punto del progetto di impresa. Si tratta di enti convenzionati che fanno parte del terzo settore, del mondo delle università o della pubblica amministrazione, ove lavorano professionisti in grado di incrementare qualitativamente il progetto nel suo complesso. Gli enti che volessero accreditarsi possono seguire alcuni semplici passaggi sul sito web dell'agenzia. Quindi se fossi una start-upper potrei entrare in campo entrando nel sito di Invitalia e giocarmi la mia partita. Assolutamente sì, Maurizio. Però io sono a conoscenza che ci sono banche finanziatrici che credono molto nel progetto delle start-up. Certo, i finanziamenti bancari di Resto al Sud sono erogati esclusivamente da istituti di credito che aderiscono alla convenzione ABI Invitalia. La banca valuta la concessione del finanziamento caso per caso, senza seguire alcun automatismo e secondo le proprie procedure interne, definendo la modalità di erogazione del contributo in conti interessi. Sul sito web di Invitalia è presente un elenco delle banche convenzionate e un format per gli istituti di credito che desiderassero aderire alla convenzione. E come si presentano le domande di finanziamento? Maurizio, le domande possono essere presentate esclusivamente online sul sito web invitalia.it, a cui si accede tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Inoltre occorre essere in possesso di PEC e firma digitale. Al business plan, corredato di tutta la documentazione richiesta, viene assegnato un numero di protocollo informatico. Le domande sono quindi poi valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo. Non esistono né scadenze né graduatorie. Dopo un'iniziale verifica dei requisiti, la compagine sociale viene convocata al colloquio di business assessment, dove avrà occasione di approfondire gli aspetti della proposta progettuale. Segue poi la fase di valutazione. Toglietemi una curiosità, che cosa significa per voi creare nuove aziende? Guarda Maurizia, per me fare una startup innovativa significa creare una bottega, però ragionare da subito come una multinazionale. Quindi hai l'obiettivo di crescere velocissimo, ci sono da fare tantissimi sacrifici e dei ritmi elevatissimi. Per me Maurizia, creare nuove aziende significa mettersi in gioco grazie alle proprie competenze, consapevoli di svolgere una funzione sociale. Inoltre vuol dire anche contribuire attivamente allo sviluppo del proprio territorio. E da sportiva vi dico che la fortuna non esiste,
Esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Grazie Maurizia. Grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo episodio dove parleremo di come Invitalia rafforza le imprese. A presto! Ti è piaciuta questa puntata? Allora ascolta le precedenti. Questi podcast sono offerti da Invitalia.